Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, benvenuto anche a chi ci segue in streaming su nettunotv.tv, edizione del pranzo del telegiornale del canale 99. Prima di andare alla cronaca e a tutte le nostre notizie del giorno, apriamo, come anche del resto, nella giornata di ieri, il nostro telegiornale con direttamente i collegamenti da Pinzolo, dal ritiro del Bologna FC, Trentino Alto Adige, Pinzolo, il Bologna. È arrivato il 6 di luglio e rimarrà lì fino al 23 di agosto per la prima parte della preparazione in vista del prossimo campionato. Ma subito il buongiorno a Filippo Cotti. Buongiorno, bentrovati da Pinzolo. Come giustamente dicevi tu, continua la preparazione ed è una preparazione subito ai 100 all'ora. Pippo Inzaghi, anche questa mattina, in campo con una grande grinta. Qui è ancora un giocatore, è un allenatore, ma è un giocatore. È ancora, diciamo, attivo negli allenamenti, attivo nelle giocate. Quando camminano per strada, lui e Marco Di Vaio sono accolti da un tripudio di firme, di autografi, perché hanno ancora la fisicità, la mentalità dei calciatori. Sono stati grandi calciatori, però loro, credetemi, soprattutto Inzaghi, Di Vaio già lo sapevamo, è uno che ancora gioca a calcio a 7, quindi figuratevi un po'. Ma Inzaghi ha dato un valore aggiunto per il momento a questa squadra che è incredibile. Ovviamente lui è il personaggio di questo ritiro, poi ovviamente potrei parlarvi di Krejci, potrei parlarvi di Mattia Destro, potrei parlarvi di tattica, dell'intensità degli allenamenti e della grinta che ci mettono tutti, cose che sicuramente fanno anche gli altri, però quello che magari non fanno tutti è partecipare così, come fa lui, in modo attivo agli allenamenti. È uno spettacolo. Si veniva, mi ripeto, l'ho detto anche nei collegamenti nei giorni scorsi, da giornate, da mesi, da anni di grande oscurantismo, era quasi un mantra, era È quasi vero. un ripetere sempre le stesse cose, monocorde, quello di Donadoni. Qui invece c'è un dai Mattia, vai Krejci, mi raccomando, Anagi, stai attento, Donsa che è Donsa, che tatticamente fa sempre gli stessi errori, anche lui lo riprende, però lo fa con modo bonario, coinvolgendo tutti, anche i ragazzi della primavera. Questa è una bellissima cosa. Poi ok, la tattica, la verticalizzazione, fare gol. Ha provato oggi anche in alcuni esercizi offensivi, Falcinelli destro, i due si trovano a meraviglia. Ecco, stiamo vedendo intanto infatti le immagini che ci hai gentilmente dato tu proprio dell'allenamento di questa mattina, insomma, di Inzaghi che spiega proprio anche le fasi d'attacco. Un attaccante come lui lo vedi che si sta concentrando di più magari proprio sulla fase d'attacco? Beh no, però lui ama molto anche non prendere gol, come tutti gli Sì, è vero. attaccanti, poi ha paura anche di sbilanciare troppo la fase difensiva, quindi il suo Venezia, la sua storia parla per lui. È vero, è un attaccante, quindi fa i movimenti, fa le finte ancora di corpo, è veramente uno spettacolo vederlo, veramente uno spettacolo. Me l'aveva detto il mio amico Bazzani, non pensavo, invece Filippo Inzaghi è veramente sempre sul pezzo, sempre molto 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 vivo e non lascia mai nulla al caso, il primo ad arrivare, l'ultimo ad andarsene dal campo. Il famoso fuoco e desiderio, fire and desire, che caratterizza anche la campagna abbonamenti. Filippo, io per ora ti saluto e ti ringrazio, però ricordiamo che alle 18:30, 18:20 più o meno, insomma, ci ricollegheremo in diretta questa volta proprio con te, che ci racconterai un po' sia magari la conferenza stampa, che poi andremo poi ad ascoltare anche noi, di Calabresi che verrà presentato oggi, ma insomma ci racconterai ovviamente anche un po' tutta la giornata. Avremo il nostro collegamento giornaliero insieme a te. Sì, esattamente così, saremo in diretta per proporvi anche un ospite, come sempre del territorio, poi sentiremo anche un collega, vi faremo vedere anche qualche live in diretta proprio qui da Pinzolo degli allenamenti, l'ultima parte degli allenamenti, sentiremo Calabresi, insomma ci sono mille e un motivo per stare sempre insieme a noi sul canale 99 TV ufficiale di questo ritiro di Pinzolo 2018, quindi mi raccomando rimanete sempre con noi, poi ci si avvicina anche al primo appuntamento che proporremo in esclusiva alle ore 21
in chiaro sul canale 99, che è l'amichevole col Pinzolo, che potete vedere giovedì alle ore 21. Comunque andiamo per ordine, prima diamo appuntamento ovviamente ai nostri amici alle 18.30, a voi per il momento. Assolutamente, grazie Filippo, grazie ancora, lo salutiamo e come detto, come anticipato, lo risentiremo invece alle 18.30 per un collegamento più lungo dove ci racconterà un po' la giornata del Bologna, il terzo giorno in quella di Pinzolo. Andiamo avanti adesso con il nostro telegiornale, passiamo purtroppo alla cronaca. Si è seduto ai tavolini di un bar in via Dipendenza, è successo questa mattina, con un cane di grossa taglia, al seguito senza museruole, si è approvvigionato al buffet. È stato quando il titolare lo ha redarguito che l'uomo ha izzato il cane contro di lui e contro i clienti. A quel punto è stata chiamata la polizia, gli agenti arrivati sul posto hanno ricevuto però lo stesso trattamento e sono riusciti fortunatamente a bloccarlo a fatica. Il cane è stato poi affidato al canile, il padrone invece, un salernitano di 47 anni, è stato denunciato per molestie alle persone e resistenza a pubblico ufficiale. Cambiamo argomento, si consolida e arricchisce di nuovi contenuti la collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Slow Food per recuperare e promuovere le produzioni agroalimentari di locali di qualità a rischio scomparsa e valorizzare il patrimonio di tradizioni enogastronomiche locali. Altri 4 presidi di Slow Food vanno infatti ad aggiungersi ai 13 riconosciuti in Emilia-Romagna, piccoli ma preziosissimi gioielli dell'agroalimentare di qualità, la pecora cornigliese di Parma, il carciofo violetto di San Luca e tante altre specialità. Gli obiettivi della collaborazione e i progetti in cantiere sono stati illustrati ai nostri microfoni dal Presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Con Slow Food rafforziamo una collaborazione che viene da lontano, che si vuole rafforzare perché ci riconosciamo una battaglia o battaglie che loro fanno, e domani sarò per questo al loro congresso nazionale a Montecatini, sul tema della difesa della biodiversità, della sostenibilità e anche del rilancio attraverso prodotti che apparirebbero di nicchia ma che nei luoghi dove vengono appunto valorizzati dare anche opportunità di lavoro sia nel campo della ristorazione, della produzione, della vendita, dell'allevamento, e quindi aumentiamo di 4 i presidi che sono già 13 in questa regione e lo facciamo convinti e convintamente perché soprattutto in alcune aree che a volte vengono definite marginali diventano opportunità straordinarie di sviluppo economico e di socialità in quelle realtà. Costituisce lo snodo nevralgico della complessa macchina che si mette in moto in occasione di ogni donazione per consentire tutti i trapianti. È il centro di riferimento appunto di trapianti dell'Emilia-Romagna, una struttura della regione che ha presso il Policlinico Sant'Orsola e che da oggi avrà a disposizione il doppio della superficie, oltre infatti 240 metri quadrati completamente ristrutturati al primo piano del padiglione 5. Ci sono spazi aperti per le attività di coordinamento, un locale per i colloqui, sala riunioni, studi medici e direzionale, area di segreteria, accoglienza locali, di supporto e archivio. La soddisfazione dell'assessore regionale alle politiche per la salute, Sergio Venturi, lo sentiamo nel servizio. Due occasioni in una, inaugurazione del nuovo centro regionale trapianti al Policlinico Sant'Orsola, è una bella occasione sostanzialmente simbolica dell'importanza che in questa regione si è sempre dato all'attività di trapianto, che è un po' come per il mondo dell'auto la Formula 1, è un modo per far crescere tutta la qualità del sistema, anche se parliamo di poche centinaia di persone all'anno, e d'altra parte è anche un modo per raccontare quello che si è fatto negli anni scorsi rispetto al tema delle donazioni e dei trapianti in una città importante come Bologna e in un luogo come l'Emilia Romagna che ha 3 centri di trapianto, Bologna, Modena e Parma, tutti quanti insieme, sperando che naturalmente questa notizia, come altre oggi molto importanti, abbia il giusto risalto per il lavoro importantissimo che fanno i medici. Senza questi specialisti non potremmo portare ad esempio, come invece facciamo, il servizio sanitario dell'Emilia Romagna per la qualità di quello che viene fatto ogni giorno.
Cambiamo pagina. In settimana è stato presentato il bilancio dalla sicurezza a San Lazzaro. Andiamo a sentire le parole di Raffaele Persiano della città metropolitana, che ci spiega in che modo la città metropolitana appunto ha svolto il suo ruolo nella ricerca e nello studio del trend. Il quadro è molto positivo. Come diceva anche la sindaca prima, è chiaro che chi subisce un reato comunque ha un disagio e a loro dobbiamo parlare con rispetto. E come città metropolitana abbiamo intuito che c'è un grande problema di percezione di sicurezza e per questo il sindaco ha istituito la delega a marzo e quello che abbiamo potuto fare è cercare di essere il tramite fra la città metropolitana, la prefettura e i comuni che avevano più problemi, diciamo, a reperire i dati rispetto ad oggi. Stiamo preparando un atlante statistico che va per tutti i comuni su ogni tipologia di reato dal 2015 a oggi. Posso anticipare che i trend sono tutti positivi e stiamo lavorando anche per uno studio sulla percezione della sicurezza. E anche quello ci dà dei riscontri abbastanza positivi, soprattutto ci dà un suggerimento sulle politiche da mettere in campo, quelle che qui a San Lazzaro sono già avanti, quindi l'illuminazione, il controllo di vicinato, tutto quello che fa sentire meno solo il cittadino e diminuisce la percezione di sicurezza. E quindi questo è un lavoro che dobbiamo mettere in campo su tutti i comuni, immagino sia della prima cintura ma anche su Bologna. Quello che possiamo fare come città metropolitana è essere da supporto alle politiche dei comuni, che chiaramente ognuno c'è proprio assessore alla sicurezza, la propria delega. Noi, diciamo, dalla città metropolitana cerchiamo di fornire un supporto dal punto di vista della raccolta dei dati, dalla logistica e dai suggerimenti sulle politiche da mettere in campo per aumentare sia la sicurezza che la percezione di sicurezza, che non è meno importante della sicurezza stessa. È stata presentata in comune la campagna di comunicazione Non mi abbandonare, mi fido di te, pensata per scongiurare gli abbandoni degli animali ma anche per fornire raccomandazioni e numeri utili a chi si dovesse imbattere proprio in un animale abbandonato o ferito. Ai nostri microfoni andiamo a sentire Nicola Di Pardo, gestore del canile municipale dell'associazione Terre del Banco. La nostra progettualità riguarda un po' anche tutta quella che è la prevenzione. Prevenzione significa che ci sono delle motivazioni reali di rinuncia e motivazioni futili, laddove per quanto riguarda le motivazioni reali stiamo approntando una serie di una sorta di punto intervento di consulenti che possono appoggiare le persone onde evitare le rinunce in caso di problematicità comportamentale del cane o del gatto. Per quanto riguarda invece i motivi futili, che possono essere o non ho i soldi per pagare la pensione, piuttosto non ho modo di appoggiare il gatto o il cane da qualche parte perché devo partire in vacanza, perché purtroppo c'è anche questo, stiamo approntando un'altra serie di convenzioni, diciamo così, con nostri colleghi che sono comunque esperti nel settore per eventuali pensioni con prezzi ridotti, con prezzi di favore, piuttosto che anche semplicemente cercare di capire insieme quale può essere una delle modalità per evitare. Cioè la nostra necessità è trasformare un po' il canile in un punto di ascolto in cui tanto la futilità quanto la realtà dei problemi possano essere affrontati e rielaborati. Poi, per quanto riguarda invece chi non si avvarrà di questo punto e che quindi decide arbitrariamente di abbandonare l'animale, a quel punto noi ci prendiamo carico in toto di quello che è l'animale e facciamo sì che dimentichi il progresso e che possa ricostruirsi un po' da zero nelle nuove realtà canile, gattile o nelle nuove famiglie. Cambiamo pagina, parliamo di eventi, il Festival degli Dei e la nuova invenzione dell'Appennino tosco-emiliano per promuovere il territorio che da alcuni anni sta vivendo un periodo di rinascita non solo turistica ma anche culturali. Si partirà con questo festival l'8 luglio a Bologna con la proiezione di Agadà per poi continuare tutta la settimana con altri 7 appuntamenti sotto le stelle. Ai nostri microfoni andiamo a sentire Stefano Mazzetti, sindaco di Sasso Marconi. Sentiamo. Credo sia un segnale importante, un filo che unisce Bologna e Firenze e lo uniamo con il filo del cinema. Sembrerebbe una battuta, ma in verità non è una battuta. La Via delle Idee è una via importante, è una via
turistica, di trekking, che è cresciuta molto in questi anni con presenze fino a 15.000, quindi parliamo davvero di una via importante. L'idea di mettere insieme appunto il cinema, cultura, le due grandi città, il percorso di trekking è un'idea molto importante, secondo me non solo simbolica ma anche portatrice sicuramente di interessi locali, nel senso che per lo sviluppo locale di quei comuni che sono attraversati, quindi anche per tutti i miei colleghi che vanno appunto da Bologna, i colleghi fiorentini e i colleghi appunto dell'Appennino. Sicuramente una giornata importante ed è un messaggio molto importante sia anche per la città metropolitana, appunto mette insieme due città metropolitane. C'è massima collaborazione tra voi sindaci anche diciamo a livello interregionale in un certo senso, perché anche dall'altra parte nella zona di Firenze insomma c'è l'unità di intenti. Sì, questo è l'altro elemento, abbiamo messo insieme, superati i confini delle due regioni, i sindaci sono tutti sindaci, sia che siano nel fronte toscano che nel fronte emiliano, e abbiamo messo insieme le nostre sinergie perché pensiamo appunto che questo sia un progetto che vada oltre i singoli comuni che vengono attraversati, ma che potesse solo funzionare in un modo unico se la sinergia partisse da Bologna, arrivasse fino a Firenze e che ognuno di noi mettesse qualcosa per fare un unico. Io credo che siamo riusciti in questa operazione. È il Festival delle Idee e la rappresentazione di questa idea. Bene, la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, grazie alla regia di Filippo Patti. Vi ricordo il collegamento con Filippo Cotti in diretta da Pinzolo per seguire il ritiro del Bologna oggi alle 18.30, ma poi ovviamente la seconda edizione anche del telegiornale di Nettuno TV alle 19.15. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata.